Le schermaglie tra inquilino e proprietario di casa sono all'ordine del giorno. Il più delle volte però le contestazioni sorgono a causa della scarsa conoscenza della legge e proprio dalla legge bisogna allora partire per evitare di commettere quei tipici errori che si fanno durante l'esecuzione di un contratto di affitto. Ve ne voglio parlare meglio in questo video realizzato in collaborazione con Altro Consumo. Vi spiegherò cioè come funziona il contratto di locazione a uso abitativo, ma soprattutto voglio dirvi cosa assolutamente non fare per non passare dalla parte del torto. Prima di andare avanti, però, voglio dirvi alcune cose su Altro Consumo. Altro Consumo, come già saprete, è la principale organizzazione indipendente di consumatori in Italia che tutela e offre risposte a milioni di cittadini, gestendo più di 400.000 richieste di consulenza all'anno per aiutare le persone a risolvere proprio problemi come questi. Tra i tanti servizi di Altro Consumo, volevo segnalarvi il servizio Avvocato per me, a cui già potete rivolgervi subito per ricevere una consulenza legale telefonica gratuita, e se il vostro caso lo renderà necessario potrete anche fissare un primo appuntamento senza impegno presso lo studio di uno degli avvocati convenzionati ad Altro Consumo. Per saperne di più andate sul link del servizio che trovate nella descrizione di questo video. Bene, torniamo a noi e facciamolo speditamente. Mentre lancio la sigla avete 7 secondi di tempo per iscrivervi al canale. Forza! 7, 6, 5... Se già sai che non avrai bisogno a lungo dell'appartamento, guardati bene dal firmare un contratto tradizionale, quelli cioè a canone libero della durata di 4 anni più altri 4 di rinnovo, o magari un contratto a canone concordato della durata di 3 anni più altri 2 di rinnovo. Esistono dei contratti a uso transitorio che sono molto più indicati quando le esigenze abitative sono limitate nel tempo. Questo perché, qualora dovesse sorgere la necessità di lasciare la casa, non potrai farlo quando vorrai, neanche se darai il preavviso. Il recesso anticipato è consentito solo per gravi motivi, ossia per un fatto imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, come ad esempio un trasferimento inaspettato o la perdita del lavoro che non ti consente più di pagare l'affitto. Anche qualora dovessi lasciare l'appartamento prima della data di scadenza per gravi motivi, ricordati che devi sempre dare 6 mesi di preavviso, durante i quali dovrai ovviamente pagare il canone. Il preavviso è obbligatorio. Solo trovando un accordo con il locatore potrai evitare di pagare i 6 mesi di preavviso. Il fatto quindi di restituire anticipatamente le chiavi al padrone di casa e di rimetterlo subito nella disponibilità del proprio immobile non ti esonera dal versare le 6 successive mensilità. Molto spesso, quando un inquilino lascia l'appartamento, si fa la conta dei danni. Tali danni sono a carico dell'affittuario solo nella misura in cui sono imputabili a sua colpa nella custodia dell'abitazione. Dobbiamo infatti ricordare che le spese di piccola manutenzione ordinaria sono a carico del conduttore e se questi non vi provvede, contribuendo così alla rovina dell'immobile, dovrà poi provvedere a proprie spese alle successive riparazioni. Rifare la pittura delle pareti invecchiate non è compito dell'inquilino, salvo che il contratto non preveda diversamente. Invece, se i danni sono dovuti alla normale usura che l'uso dell'immobile comporta, a prescindere quindi da chi lo abbia abitato, il locatore non può chiedere alcun risarcimento. La cosa migliore da fare, quindi, per evitare di trovarsi poi a litigare su cosa è stato rotto o meno, e fare un inventario delle condizioni dell'appartamento corredato da fotografie sia all'atto dell'iniziale consegna che alla successiva riconsegna. Ti voglio però dare un prezioso consiglio. Il padrone di casa potrebbe trattenere la cauzione che gli hai dato alla firma dell'affitto per compensarla con eventuali danni all'appartamento. Bene, sappi che non può farlo. Non almeno se prima non ti ha citato in una causa per il risarcimento del danno, questo perché altrimenti la quantificazione degli importi per le riparazioni avverrebbero in modo unilaterale da parte cioè del solo padrone di casa. Invece solo un giudice può stabilire a quanto ammontano le spese per il ripristino dell'immobile. Chiaramente ciò non toglie che possiate trovare un accordo sull'ammontare del risarcimento. Molto spesso alla fine della locazione il locatore che ha trattenuto la cauzione la restituisce nella stessa misura in cui l'ha ricevuta. Ma questo comportamento è illegittimo. La cauzione produce sempre interessi legali, anche se il contratto non lo prevede, e quindi diritto dell'inquilino pretenderli.
Il padrone di casa non può chiederti in corso di esecuzione del contratto un canone più alto. Non può farlo neanche se lo avete messo per iscritto alla firma del contratto. Questo perché la legge sancisce l'immodificabilità del canone di locazione, salvo ovviamente l'adeguamento Istat all'inflazione, al quale però il locatore deve rinunciare se ha optato per la tassazione del canone con cedolare secca. Tutt'al più il padrone di casa dovrà attendere la scadenza del contratto e disdirlo 6 mesi prima per poi proporti un nuovo contratto. Sappi che il contratto di affitto va sempre registrato all'Agenzia delle Entrate. Se ciò non succede, il contratto è nullo. Registrare il contratto conviene non solo al locatore, ma anche all'inquilino, e ciò perché il mancato versamento dell'imposta di registro ricade su entrambe le parti, a cui l'Agenzia delle Entrate può quindi rivolgersi per chiedere l'imposta e le relative sanzioni. Inoltre, un contratto nullo implica anche la nullità di tutte le sue clausole, ivi compresa quella del termine di scadenza. In pratica, il padrone di casa potrebbe esigere l'abbandono dell'immobile immediato prima del tempo. Certo, non potrà sfrattarti con la procedura celere prevista dalla legge, la quale opera solo in presenza di un contratto di locazione registrato, ma potrà comunque intentarti una causa per occupazione senza titolo. La legge dice che il contratto di locazione deve essere registrato dal padrone di casa entro 30 giorni dalla stipula, ma nulla toglie che sia l'inquilino a farlo se nei successivi 60 giorni dalla firma non ha avuto notizia di tale adempimento. Di solito il contratto d'affitto indica anche la quota dovuta dall'inquilino a titolo di spese condominiali. Nel contratto la parte riguardante le spese condominiali è quella denominata oneri accessori, ma il fatto che il contratto non preveda nulla al riguardo non significa che l'inquilino sia libero da tale obbligo. Su di lui ricadono le spese relative ai costi di consumo e gestione ordinaria, mentre il locatore sostiene tutte le spese straordinarie. Così, per esempio, il proprietario deve pagare il rifacimento della facciata del condominio, mentre l'inquilino paga le spese per luce, acqua, pulizia delle scale, manutenzione periodica dell'ascensore e portineria. Il padrone di casa, che non ti abbia mai chiesto il rimborso delle spese condominiali, non può però pretendere tutti gli arretrati, può farlo solo con gli ultimi 5 anni. Tale infatti è la prescrizione degli oneri accessori. Bene amici, spero che abbiate trovato interessante questo video. Vi do appuntamento al prossimo video che realizzerò in partnership con Altro Consumo in modo da tutelare i vostri diritti. Vi ricordo ancora una volta che Altro Consumo offre il servizio avvocato per me, a cui potete rivolgervi per avere una prima consulenza legale gratuita e poter poi valutare tranquillamente se intraprendere un percorso legale per far valere i propri diritti. Ciao a tutti amici, questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.